morto il calcio. È morto il calcio. Io ho iniziato a sentire della gente dicendo: è morto il calcio. Perché? Su quale base è morto il calcio? Non è morto il calcio. È morto il calcio come lo abbiamo inteso negli ultimi anni. Probabilmente è morto il calcio come l'ho sempre conosciuto io. Il calcio non è morto. Questo è un passo avanti, un punto storico di inizio di un nuovo ciclo del calcio. È nata la Superlega. La Juventus c'è dentro, Agnelli vicepresidente, Florentino Perez è il presidente. Cosa ne penso? Ve lo dico subito assolutamente. Intanto qui sotto in descrizione c'è OneFootball. Scaricatevelo ragazzi per comprendere al meglio tutti i meccanismi. Ci sono da fare delle immersioni, delle letture, capire un po' tutte le posizioni OneFootball. Vi aiuterà tantissimo a farvi un'idea, magari non definitiva, ma a capire come sarà questa Superlega. Parto da un presupposto, avevo promesso le pagelle di Atalanta-Juve oggi, purtroppo capite che in questo momento è un po' complicato fare le pagelle di Atalanta-Juve, le faremo uscire magari verso sera, cercherò di portarvele questa sera, magari anche sul tardi, ma ora era obbligatorio parlare di qualcosa che ha sconvolto il calcio. Io ieri sono andato a letto presto perché oggi lunedì si lavora, mi sveglio stamattina e vedo tutta questa roba qua e dico, beh scusa, la prima volta probabilmente che vado a letto presto nella mia vita, devono cambiare il modo di intendere il calcio come l'ho sempre conosciuto. Allora, voglio subito togliermi un dente grosso, ancora una volta sono un ignavo, come vi dicevo ieri io fatico a dare una collocazione assoluta. Io posso farvi un resoconto dei pro e dei contro di quella che è la Superlega e ovviamente al tifoso della Juventus, ve lo dico subito, mi stimola in una maniera tremenda sapere che la Juventus sarà inserita in una sorta di competizione d'élite, non può lasciarmi indifferente, io sono assolutamente galvanizzato, emozionato, entusiasta di questa Superlega e sono curiosissimo di vedere come andrà. È ovvio che, ripeto, è la mia posizione da tifoso juventino. Io penso ai tifosi di Napoli, di Inter, no scusate, di Napoli, di Roma, di Lazio, di tutte queste squadre, l'Atalanta stessa, che negli anni hanno raggiunto la qualificazione alla Champions League per meriti attraverso il campionato, che si ritrovano escluse di diritto da queste nazioni fondatrici, da queste squadre fondatrici, queste 15 squadre che hanno creato la Superlega, eventualmente possono accedere tramite uno dei 5 slot che verrà riservato per meriti sportivi, perché ricordiamoci si parla di 20 squadre, 15 fondatrici che sono già state annunciate, le nostre tre italiane, Juve, Inter e Milan, le storiche, le grandi del calcio come si suol dire nel credo comune, nel dialogo, e alcune inglesi, tre spagnole, Barça, Real, Atletico Madrid, non c'è il Bayern Monaco, non c'è il Paris Saint Germain, non ci sono francesi e tedesche, ma ci sono squadre di altissimo livello, squadre che hanno fatto la storia del calcio ad altissimi livelli, e queste 15 parteciperanno sempre, più 5 appunto per meriti sportivi. Ecco, io mi metto nei panni di questi tifosi e capisco che non essere integrati a tempo pieno, a tempo indeterminato all'interno di questa competizione dà fastidio ed è, sicuramente loro saranno contrari. Io come posso, da tifoso della Juve e mettendomi nella prospettiva di andare a giocare questa competizione inedita nella quale entriamo di diritto, nella quale abbiamo anche una posizione di rilievo grazie ad Agnelli che anno dopo anno ha spinto per creare questa cosa, infatti è vicepresidente, non è forse la concezione di calcio che piace a me, ma è un cambiamento così grande che forse sto ancora facendo un po' fatica a metabolizzarlo. Se ne è parlato per anni e poi nella giornata di ieri intorno alle 5 di pomeriggio dopo Atalanta-Juve si è mosso qualcosa, perché appunto la UEFA ha twittato dicendo che si dissocia completamente dalla creazione della Superlega e che le squadre che andranno a partecipare alla Superlega saranno di diritto escluse da tutte le altre competizioni, i calciatori non potranno andare nelle nazionali, ci sarà anche una causa milionaria, quindi per forza di cose si era capito che si stava muovendo qualcosa. Non avrei mai immaginato nella notte, mezzanotte e mezza, luna di notte, non so quando è uscito il comunicato della Juve, del Real Madrid e di tutte queste squadre, però sapevamo che era imminente un annuncio ufficiale, una presa di posizione da parte delle altre. E allora, già qua c'è la prima contraddizione, nel senso che la UEFA dice esclusi da tutto quelli che partecipano, comunicato ufficiale della Juve dice continueremo a giocare in Serie A, continueremo a giocare nelle competizioni alle quali ci qualificheremo per meriti sportivi. E già qua c'è qualcosa che non va,
perché vuol dire che uno dei due sta mentendo, o comunque entrambi hanno fatto la loro mossa a livello politico e ora si dovranno affrontare faccia a faccia anche magari in sedi legali, con avvocati, cause e quant'altro. Da tifoso, ripeto, sono galvanizzato. Da utente che in questo momento sta cercando una nuova sistemazione per traslocare, uscire di casa, diventare indipendente perché inizio ad avere una certa età e sto già iniziando a ragionare sulle pay TV, sui diritti televisivi che si sono spartiti un po' su Sky, un po' su DAZN, un po' su Amazon Prime. Capire dove devo investire per guardarmi tutte le partite stagionali della Juventus, inizio a tirare due o tre bestemmie perché non so eventualmente quanti altri abbonamenti dovrò sottoscrivere, quanti altri soldi dovrò far uscire dalle mie tasche semplicemente per guardarmi tutte le partite della Juve. Dovesse davvero la Superlega tagliarci fuori da tutte le competizioni, sarebbe un disastro. Ragionate che la Superlega, appunto 20 squadre, due gironi da 10 in cui si affrontano andata e ritorno tutte le squadre italiane. Poi le prime tre qualificate di diritto, la quarta e la quinta vanno a fare uno scontro, una sorta di playoff per decidere chi entra, poi una final eight tra le migliori tre e tre degli altri gironi e le vincitrici delle quarte e le quinte. Quindi le otto squadre al top per forma fisica che c'è durante l'anno. Avvenimenti infrasettimanali, un po' come magari un turno di Champions League o un turno di recupero di campionato, un infrasettimanale di campionato, in aggiunta alle altre competizioni che abbiamo, e da qua la necessità di ridurre da 20 il nostro campionato a eventualmente 18-16, che secondo me è anche necessaria, giunti a questo punto, soprattutto in un periodo come questo con il Covid, e anche il Covid influirà tantissimo sull'andamento della Superlega per via degli spostamenti internazionali. Si sta giocando tantissimo, si sta giocando troppo, e quindi alleggerire un po' i campionati può essere una buona cosa. Guardiola ce l'aveva spoilerato qualche giorno fa, no? I calciatori vengono spompati, li stanno uccidendo. Ieri, l'altro ieri, ne ha parlato anche Pirlo. Quindi gli indizi ce li avevamo che sarebbe arrivato qualcosa da qui a breve, però potevamo prenderli anche come chiacchiere, solite chiacchiere che fanno un po' gli allenatori, che fanno i presidenti, in un contesto generale. Ci si aspettava l'annuncio della Superlega più avanti, o almeno dato che si ragionava anche su un'eventuale nuova formula della Champions in arrivo nel 2024, era tutto un altro discorso. Ora, almeno, non ce le ho io le certezze, quindi magari informatevi, documentatevi anche su OneFootball perché usciranno degli articoli che ci spiegheranno nel dettaglio cosa succederà. Io non credo che la Superlega inizierà l'anno prossimo. Quindi ci giochiamo ancora a qualificazione alla Champions per gli ultimi anni. Io credo che sarà un progetto relativo al 2023-2024, quindi ci sono almeno un altro paio di stagioni in cui la Juventus dovrà cercare di competere a livello della Champions League, cercare di vincere la Champions League, che rimane uno dei nostri pallini. Però ripeto, poi magari cambia tutto, la UEFA decide di escludere le squadre già quest'anno, la Superlega parte l'anno prossimo e c'è solo quella, non ci sono i campionati. In questo momento è ancora tutto embrionale, capite che è uno scontro di posizioni tra i club della Superlega e la UEFA, una roba senza precedenti, non si è mai vista una roba del genere. E vi invito anche a ragionare e non farvi trarre in inganno da opinionisti che parlano eventualmente di una Superlega con il senno di poi, proprio perché vi ho detto, diritti televisivi, c'è un vero e proprio scontro, si parla di milioni, miliardi di euro in ballo. Ed eventualmente è ovvio che magari un rappresentante di una determinata pay TV, che può essere DAZN, può essere Sky, può essere appunto Amazon Prime, quando inizierà questo servizio di gestione, ovvio che per difendere il loro posto di lavoro andranno a dire certe cose. Cerchiamo di documentarci tra di noi, cerchiamo di fare un fronte comune neutro per non fare far passare un messaggio inquinato dal denaro. Io non ci guadagno nulla da tutto ciò, quindi cerchiamo di. Anzi, io ne spendo perché mi dicevo devo fare degli abbonamenti. Cerchiamo di ragionare in maniera razionale. In maniera razionale, quello che vi posso dire è che da tifoso juventino sono entusiasta di questo nuovo progetto e spero che si possa continuare comunque a giocare anche ed eventualmente in altre competizioni, non solo nella Superlega, ma competizioni un po' più leggere che permetteranno poi alla squadra di arrivare al top, perché qua si sta veramente parlando di una competizione al top. Ora, non so cosa succederà alla Champions, all'Europa League. Sono sicuramente destinate a cambiare pure loro, perché una Champions League senza Juve, Barça, Real, Inter, Milan, il City, il Tottenham, cioè inizia a essere una competizione povera. È una competizione povera. Ho iniziato il video dicendo è morto il calcio, perché qualcuno è stato dire è morto il calcio, ma non è vero. E questa è l'ennesima presa di posizione assoluta, per assurdo come ne prendo un altro.
Locatelli è scarso, come l'anno scorso era scarso Chiesa, cioè non c'è la possibilità di dire guardiamo, osserviamo, cerchiamo di capire, senza considerare che ancora una volta è un discorso politico. Però vi invito a fare un ragionamento: se tutti i presidenti di tutte le maggiori squadre europee, le più potenti, a parte appunto Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, tolte queste, le più grandi società europee, le più ricche società europee, aderiscono tutte a un determinato progetto. Io che non ho mai partecipato a nessun tipo di riunione, io che spenderò soldi per vedere un'ennesima competizione su un'ennesima pay TV, ma io anche da tifoso della Juve, che sarò entusiasta di vedere appunto questa cosa in cui partecipa il non plus ultra. È normale battezzarla come cosa negativa a priori? Ripeto, se tutti i presidenti di tutte le più grandi squadre hanno aderito, motivo ci sarà, e anche qua torniamo sul livello economico, perché verranno spartiti più soldi, ancora diritti televisivi, la torta sarà divisa in meno parti, però il calcio è morto. A me sembra eccessivo, perché il calcio è cambiato tante volte negli anni. Basti pensare che una volta la Coppa dei Campioni, lo dice il termine stesso, Coppa dei Campioni, partecipavano solo i campioni, solo quelli che vincevano il campionato d'appartenenza. Quindi capite bene che la Coppa dei Campioni e la Champions League, se c'è stata una modifica sostanziale, lì è morto il calcio? Non mi pare. Mi pare che invece ci sia stata un'evoluzione. Il cambiamento fa paura. L'evoluzione fa paura. La roba nuova fa paura. Ci terrorizza. Qualsiasi cambiamento. Ripeto, io sto cercando di uscire di casa. Sono terrorizzato ma galvanizzato, perché so che un cambiamento può portare sia cose positive che negative. E fa parte dell'evoluzione. Arriviamo tutti a dover prendere delle decisioni nella vita, come la sta prendendo la Juventus, come l'hanno presa tutte le altre. Io ripeto, capisco che ci possano essere degli altri tifosi che in questo momento non sono coinvolti come club che hanno generato la Superlega, saranno qua a dire, ma figurati, ma che schifo. Oppure entusiasti dal fatto che magari eventualmente Juve, Milan, Inter usciranno dalla Serie A e diranno adesso magari la mia squadra sarà competitiva per tutti gli anni provare a vincere lo scudetto. Siamo di fronte non alla morte del calcio, a un nuovo inizio del calcio. Calcio come l'abbiamo conosciuto fino adesso o è finito o finirà brevissimo, proprio per via di questo scontro colossale tra Superlega e UEFA. Quindi questo ve lo posso dare per certo: il calcio cambierà, il mondo del calcio cambierà, la nostra concezione del calcio cambierà. O avremo una competizione in più da aggiungere a quelle che conosciamo, o avremo unicamente questa, ma sarà una competizione breve di altissimo livello, ma anche solo i calciatori, gli allenatori, chi vorrà lavorare per determinate squadre, darà un occhio di riguardo alla Juventus, all'Inter, al Milan, tutte queste squadre saranno sulla cresta dell'onda perché ci saranno più soldi, quindi guadagneranno di più. I calciatori vorranno giocare la competizione con i calciatori migliori, quindi capite che è veramente una cosa per lo spettacolo. Il calcio è spettacolo, per lo spettacolo sarà una roba incredibile, ma anche per chi non tifa magari queste squadre, guardare questa competizione sarà qualcosa di allucinante. Bisogna capire in mezzo se è l'unica cosa che poi vai a giocare oppure no, perché mi sono sembrati arrabbiati quelli della UEFA. Ma il calcio non è morto. Il calcio, se vogliamo, è morto come lo conoscevamo. Ora rinasce, risorge in una nuova veste che può essere terribilmente più bella, come una merda totale. Però, ripeto, non è Luca Toselli, chiuso nella sua cameretta, che fa questi ragionamenti. Sono tutti presidenti delle squadre più forti e conosciute a livello europeo, quindi mondiale, che vanno a, per la prima volta forse, d'amore d'accordo a sottoscrivere una competizione inedita e che è destinata, ed l'ha già fatto, a cambiare i canoni calcistici così come li conosciamo. Quindi mi perdonerete se le pagelle di Atalanta e Juventus usciranno un po' in ritardo rispetto al solito, ma queste cose andavano dette, perché davvero siamo di fronte al nuovo che ci fa paura, ci galvanizza, ma che è tutto da vedere, tutto da scoprire. Da tifoso della Juve non vedo l'ora. Mi rode un po' il culo dover tirar fuori altri soldi eventualmente, perché magari Sky si è giudicato una cosa, Zona un'altra. Quindi quello lì mi roderà un po' il culo. Però aspettiamo e vediamo. Ora sono entusiasta e perplesso, ma sono entusiasta.